Vorrei chiedervi che cosa vi siete portati via da questo viaggio, perché regala veramente tante emozioni e tanti spunti di riflessione. Guarda, penso al carcere, penso all'ambiente carcerario che abbiamo girato, penso ai detenuti, alle gente di custodia che abbiamo incontrato, alle persone che lavorano nelle carceri che abbiamo frequentato in questi mesi di lavoro. Penso al mestiere dell'attore, che mi affascinava prima di questo film e che continua a affascinarmi e a rimanere indecifrabile fino in fondo tuttora. E anche assaporare un po' la tournée, no? Il viaggiare, andare da un teatro all'altro e mettere noi apposta i teatri perché abbiamo girato in un momento in cui i teatri erano chiusi, no? E li riapriamo noi a volte togliendo anche polvere, cose, è diventato un magazzino a volte così. E questo rimettere a posto un po' i palcoscenici, i teatri, no? Di volta in volta e poi farci entrare le persone e farli rivivere è stata una sensazione meravigliosa. Beh, per me è stata una riconferma, io non facevo teatro, perché poi lì durante il film abbiamo fatto un po' di teatro da un paio d'anni, forse tre, per via del Covid anche, non solo, quindi è una conferma di come il teatro mi ha trasmesso ancora una volta serenità e gioia, e con loro, con questa ricerca, anche quel pizzico di verità che cerco e cercherai sempre, o tutti cerchiamo sempre, anche nel corso di una lunga carriera, no? Frammenti di verità che riesci a trovare durante uno spettacolo. Non capita mai, secondo me è impossibile trovarlo per uno spettacolo intero, la verità a livello recitativo, quelle sensazioni, però per qualche attimo, bastano pochi attimi per un attore, trovare dei momenti di assoluta, di splendore, allora ho riscoperto questo piacere. Vedendo la scena dove c'è Vinicio che entra sul palco, si rende conto che c'è il pubblico e lì, insomma, strizza, no? Ecco, allora vi chiedo, vi ricordate il momento in cui vi siete resi conto per te che c'era il pubblico a teatro la prima volta e magari invece per te che il film arriva in sala e c'è il pubblico? Cioè, vi ricordate cosa avete pensato, l'emozione che avete provato? Ah, io prendo il magnesio anche per quello, nel senso che io l'ho provato il primo giorno e anche l'ultimo che ho fatto, c'è sempre un'emozione, ma secondo me non puoi non averla. Quelli che non ce l'hanno sono da operare, cioè comunque da, boh, non lo so, da trattare in qualche modo. C'è un pubblico e il pubblico è sacro e bisogna dare il massimo al pubblico. Quindi prima di entrare c'è una sorta di tachicardia naturale e salvifica e benefica. Ogni volta io mi chiedo, a me è capitato spessissimo prima di entrare di dire al mio organizzatore, ridò il doppio di quello che mi danno ma non entro in scena proprio per là. Ma è capitato anche di vederlo, per esempio, non dico il nome, ma un personaggio famosissimo che non usciva dal camerino, ma uno di quelli non adorati di più. E lui aveva paura e questa cosa mi ha fatto capire che è sana, che è bella, ma c'è, in teatro assolutamente c'è. Ma non ti dico le emozioni, potenti, 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 potenti. Guarda, la sensazione che provo ogni volta che esce un film che vado di nascosto in sala a vedere le reazioni. Quindi entro, pago il biglietto, mi metto da una parte e sento dove ridono, dove non ridono, dove stanno concentrati, Crudelissimo, una cosa. no? Un aneddoto di uno che poi ha vinto premi importanti di un film che è diventato famosissimo, però lui non era conosciuto come regista, non dirò nome che non serve, però lui arriva fuori da una sala, a Roma tra l'altro, e incontra il primo spettatore che esce, lui non era conosciuto, quindi non veniva individuato il suo nome, era il suo primo film o secondo, e dice: com'è il film? E questo spettatore fa: oh, non c'è una cagata. E lì ci ha lavorato 2 anni, poi per fortuna lo hanno rielaborato il film, è diventato un colosso, un capolavoro del cinema italiano, però è una storia affascinante, ti fa capire, quest'uomo stava svenendo chiaramente dalla risposta di questo spettatore, perché dopo ci lavori anni, mesi e mesi. No, è impetuoso anche per questo lavoro, è comunque una tensione continua, eh. Deve avere il fisico, secondo me. Grazie mille. Grazie, grazie a te, grazie, buon lavoro. Grazie. Grazie.